Allora possiamo cominciare. Io cederò subito la parola al professor Settis, che coordina la prima delle due sezioni del convegno. Giusto una parola per augurare, dare il benvenuto a tutti a questa sessione pomeridiana e per doverosamente ringraziare tutte le persone che hanno contribuito all'organizzazione di questo workshop. Come ho detto già stamattina, c'è stato un tentativo, secondo me, con ottimi risultati, di contaminazione tra quelle che noi chiamiamo classi di, adesso dirò la solita sciocchezza, va bene, di scienze umane e scienze matematiche e naturali. E infatti ho avuto la collaborazione dal lato, io sono dalla parte delle scienze naturali, dal lato delle scienze umane, in particolare del dottor Gianfranco Adornato, che ha contribuito all'organizzazione di questo workshop dall'inizio. Quindi lo ringrazio sicuramente, e oltre a lui devo ringraziare doverosamente tutte le persone che dal punto di vista organizzativo ci hanno aiutato. L'ha fatto il direttore stamattina da un punto di vista formale, ma gli stessi uffici, relazioni esterne eccetera, della scuola hanno contribuito all'organizzazione di questo workshop, che dal mio punto di vista è stato organizzativamente veramente molto facile. Dal punto di vista scientifico molto challenging, e quindi considero corresponsabile in particolare Gianfranco, ma anche Salvatore Settis e Antonio Sgamellotti, che hanno interagito dall'inizio, a provare a fare questa cosa un po' contaminata, un po' forse anche velleitaria, che vediamo se va da qualche parte interessante. Mi fermo, dico solo che gli interventi sono stati previsti tutti abbastanza brevi. Abbiamo tentato di fare più interventi più brevi che meno interventi più lunghi, come era più tradizionale, perché l'idea è che questa giornata sia un primo stimolo a cui possano seguire altre occasioni per approfondire le varie tematiche. Non faccio perdere altro tempo e do la parola a Salvatore. Bene, io mi scuso anche personalmente del leggero ritardo con cui cominciamo, cercheremo ora di recuperare. Dirò pochissime parole introduttive e ho una sola slide che è solo rammemorativa, dato la complessità di questo quadro che tutti conosciamo molto bene. Come la sua sorella maggiore di Parigi, la Normale di Pisa, di cui oggi celebriamo il 204° anno dal decreto di fondazione, ha nel suo DNA non solo la ricerca e la formazione sul versante umanistico e su quello scientifico, ma anche il dialogo fra quelle che si disegnano a volte come le due culture e devono invece essere una sola. Questo è, mi pare, il senso, o uno dei sensi, di questo simposio d'apertura del nuovo anno accademico, voluto dal direttore Fabio Beltrame, organizzato dal collega Enzo Barone, e che ringrazio entrambi di avermi voluto qui invitare. In Normale abbiamo cercato più di una volta di gettare un ponte fra scienze e lettere. Per esempio, con le ricerche pionieristiche di Paola Barocchi sull'uso dell'informatica per la storia dell'arte, per esempio con il serrato dialogo di Lamberto Maffei con gli storici dell'arte a proposito della neurofisiologia della percezione, per esempio ancora con gli studi sulla Torre di Pisa, della quale, grazie all'incrocio fra sofisticate tecnologie ingegneristiche e cultura della conservazione, abbiamo potuto ridurre l'inclinazione di oltre il 10%. Mettendola in sicurezza per almeno 200 anni. E di questi mesi, ultimissima prova di questa interazione necessaria fra due versanti culturali, di questi mesi l'elaborazione di un modello a elementi finiti della torre che ne simula il comportamento, chiamiamolo comportamento come fosse una vecchia signora, il comportamento mediante modellazione numerica, però questo modello ingloba totalmente tutti i dati storico-archivistici dal 1173, anno della pietra di fondazione, fino ad oggi. E in questo solco mi pare che si colloca anche il Dreams Lab, diretto da Enzo Barone, del quale sentiremo parlare fra poco, come anche questa tavola rotonda che proverò adesso a introdurre brevemente. Comincerò citando due episodi recenti, fortemente contrastanti fra loro. Da un lato, la dura polemica di Alain Finkielkraut nel suo recentissimo L'identité malheureuse contro la tecnologia. Secondo Finkielkraut, la tecnologia sta uccidendo la cultura, al tempo che, egli dice, leggere un libro è come camminare liberamente su un sentiero, leggerlo su uno schermo e planarvi sopra in superficie. Dall'altro lato, però,
Vorrei citare, attraversando la Manica, una mostra egittologica adesso al British Museum, Ancient Lives, New Discoveries, caratterizzata invece da una forte presenza di technological devices. L'ultima stanza della mostra contiene 3 pilastri neri con altrettanti schermi che mostrano immagini 3D di mummie, le stesse esposte in originale nelle sale prima, come se attraverso l'immagine la ripetizione virtuale conferisca a quelle stesse mummie una più piena realtà. Allora chiediamocelo, la tecnologia aiuta a comprendere o invita alla superficialità? E questo è un tema che sempre più invade i nostri musei, da questo punto di vista che vorrei dire 2 parole. Soggetti come essi sono oggi a una pressione crescente per giustificare gli investimenti pubblici aumentando il numero dei visitatori e perciò sempre più inclini a cambiare faccia travestendosi con tecnologie alla moda. In un libro del 2010, Stephen Kohn si è chiesto fin dal titolo «Do museums still need objects?» punto interrogativo, e così commentava: via via che diminuisce la fiducia nel potere degli oggetti di trasmettere conoscenza, significato e comprensione, diminuiscono di numero gli oggetti esposti nelle gallerie dei musei e intanto acquistano sempre più spazio e peso gli apparati informativi. La nuova esperienza del museo, sto citando, ha bisogno della tecnologia per parlare di storia. Privilegia rappresentazioni virtuali della realtà, conferisce alle immagini su uno schermo o su un cellulare un grado di verità e un'intensità di esperienza che non si propongono affatto come equivalenti alla cosa vera, vogliono essere superiori al contatto con la cosa vera. Consentono manipolazioni, per esempio l'ingrandimento di un dettaglio, iterazione dell'osservazione diretta anche dopo la visita, archiviazione delle impressioni momentanee, scambi di opinioni via Facebook o simili. L'oggetto d'arte non viene inghiottito da questa realtà virtuale arricchita, ma viene inteso sempre più spesso come il mero innesco di un processo sensoriale e intellettuale che si svolge prevalentemente altrove. Se parliamo per esempio delle Meninas di Velázquez, che ho scelto qualsiasi altra cosa, un quadro per la sua straordinaria complessità, la teologia della pintura, per esempio il 20% dell'esperienza, diciamo, è davanti al quadro, se andiamo a vederlo nel Museo del Prado, ma l'80% si trasferisce sempre più allo smartphone, all'iPad, a un labirinto di modalità interattive che consentono inedite forme di appropriazione. Kohn scrive così: in una società saturata di media iperconsumistica, gli oggetti di per sé appaiono noiosi e inerti, anche Velázquez, forse. E per competere con altre forme di intrattenimento, i musei ripensano se stessi in termini di realtà virtuale. Lo sviluppo delle tecnologie di manipolazione dei dati tende a diventare spesso il vero oggetto della ricerca, come in alcune versioni di cyber archaeology oggi di moda. In luogo dei frammenti recuperati in uno scavo, l'archeologo tende a maneggiare e a combinare i bit delle sue vaste basi di dati. L'illusione può prendere il posto della riflessione, la duplicazione può spodestare l'analisi storica. Queste nuove imprese culturali, secondo alcuni, sono il prodotto di una democratizzazione della cultura e chi osa criticarle pecca di elitismo. Si è distinto in questo senso lo storico americano Howard Kaminsky, secondo il quale nella nostra società di massa, cito da uno studio di pochi anni fa, la funzione della scienza storica non è di accreditare nuove narrazioni, ma di accumulare dati eruditi, riversandoli in un museo storico universale che corrisponda alle esigenze del nostro tempo come un supermercato, internet, la televisione o le decostruzioni postmoderne della modernità tradizionale. Disneyland, continua Kaminsky, è l'epitome, ma anche una causa importante di questa tendenza a ridurre la nostra cultura da sistema strutturato e significante a una giungla di forme simboliche riconfezionate senza alcun ordine o principio, in modo che possano essere consumate indiscriminatamente come altrettante merci. Io non ho il tempo di tentare qui un'analisi di questa diagnosi ispirata da un pensiero unico neoliberista, fondamentalmente nobilitato come zeitgeist del nostro tempo. Vorrei solo sottolineare che dal punto di vista di uno storico, il mio, i dati eruditi da accumulare e da mettere in vetrina non possono essere mai intesi come indiscutibili, bensì come risultati temporanei, provvisori per loro natura della ricerca, in quanto tale soggetti al dubbio. Perciò per me la tecnologia è buona se aiuta il dubbio e alimenta il dubbio, è cattiva se lo distrugge. Questo è quello che volevo dire introduttivamente.
Con questo le mie parole introduttive sono finite, ed è finito completamente, sarebbe quasi finito il mio compito, salvo che di dire chi parlerà, non fosse che uno dei nostri speaker di oggi si è imbattuto in una fitta nebbia nell'aeroporto di Monaco e quindi non ci raggiungerà. È il professor Bredekamp, con il quale abbiamo lungamente contrattato l'aeroporto di Monaco, e grazie alla mediazione di Elisa Guidi e di Maria Luisa Catoni, che ringrazio, siamo riusciti a ottenere che ci mandasse un testo che, con delle immagini, le immagini le vedrete tutte, il testo mi limiterò a riassumerlo molto brevemente. Abbiamo quindi i nostri tre relatori in quest'ordine. Parlerà per prima Cristina Cidini, soprintendente del Polo Museale Fiorentino, storica dell'arte a cui si devono da un lato studi e ricerche di storia dell'arte della più bell'acqua, diciamo, per esempio gli studi su Taddeo e Federico Zuccari o su Michelangelo, dall'altro una notevole attività istituzionale e organizzativa nelle istituzioni della tutela, in particolare la gestione del Polo Museale Fiorentino. La sua esperienza anche nell'opificio delle pietre dure è certo alla base del suo intervento di oggi, materie dell'arte, risorse e problemi. Cristina.